Si è svolta la giornata della fibromialgia, una patologia ancora difficile da diagnosticare e quelli che ne soffrono spesso hanno difficoltà nel farla comprendere anche agli altri. Daniela ne è affetta da anni e spiega com'è convivere con una problematica di questo tipo. Quello che mi auguro e che vorrei dire a tutte le persone affette come me di fibromialgia è che io la fibromialgia la tratto come se fosse una buona amica, una vecchietta, un'amica vecchietta a cui devo prendere cura. Dunque l'aspetto, quando ha male aspetto, quando è stanco aspetto. In questo modo evito di lottare contro di lei, evito di contrarmi, di affaticarmi, di arrabbiarmi, che poi in fin dei conti non serve a niente. Io il fatto è che tra di noi ci facciamo forza condividendo le nostre esperienze e sapere che di non essere solo, perché in fin dei conti dal momento in cui si sa di avere la fibromialgia, è già un grande sollievo perché si è capito che non si è matti, che il dolore esiste e che ci sta. E poi poterlo condividere con altre persone e sapere che non si è soli a vivere questa cosa qui e che si è capiti è una tristezza perché non mi piace l'idea che altre persone debbano subire i dolori che subisce una persona affetta di fibromialgia. Nell'altro senso è comunque un piacere perché so di non essere sola e possiamo essere una famiglia.